life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no. Sabato 10 settembre 2022 da Torino, destinazione Colle dell'Agnello, che con i suoi 2700 e rotti metri è il terzo valico alpino carrabile asfaltato, per intenderci, più alto d'Europa, dopo il Col dell'Iseran è il passo dello Stelvio. Arrivati su, l'idea poi è quella di proseguire per il colle dell'Isoard, andare su Sestria e rientrare a Torino dalla Val di Susa. Mamma, non stare in pensiero per me, è bellissimo qui, mi hanno mandato in Val di Susa. Più o meno 20 km sono all'arrivo, sono le 12.45 e la temperatura dai 23 gradi che segnava a valle è già scesa a 18. Va bene! Colle dell'Agnello, 2744 metri, sì, siamo prossimi ai 2000 metri perché effettivamente qua si vede che sopra la vegetazione inizia a essere più rada. Strada provinciale 251 del Colle dell'Agnello. Sì, le protezioni qua sono. Ah beh, qua un po' c'è, dai. Però questo mo me lo devo togliere perché veramente. Allora siamo a 1948 metri e si sale. Siamo a 6 km dal colle. Il panorama è praticamente completamente cambiato. Beh, bello comunque, dai. Esattamente cosa faceva? Ah, il fotografo! Hai visto? C'era uno sdraiato per terra! Ma che cazzo?
un fotografo sicuramente. Ma no, quando vengo giù le moto fa le foto sicuramente, cioè poi non lo so, c'era uno strato per terra, ma mi stavo preoccupando, ho detto, ma non è che c'è. Siamo sopra 2000. Beh, bello, dai. Sì. Sono dei bei tormentini. Che bella la strada che sale, va? Comunque iniziano a frescare tanto, eh? Guarda giù. Bello qua. Tornantini qua. 180 stretti stretti. Abbassati tantissimo con le temperature. Porca miseria. Mi sa che siamo arrivati. Sì, siamo arrivati. C'è il cartello Francia. Il confine Francia-Italia, 2744 metri. Allora, praticamente siamo a 9 gradi. È bello freschino, sarà il caso di scendere in fretta, altrimenti ci dobbiamo mettere in termini tecnici. Intanto mettiamo i guanti omologati, perché adesso siamo in Francia. Si scende e poi andiamo all'Isoard, anzi se si scende andiamo a mangiare, sai? Siamo in Francia. Bellissimo panorama. E via. Bloccati alle galline. Allora, galline? Ma, oh vabbè. E ride. Tipico, cioè tipico caratteristico.
sono così tutti sti borghetti qua. Ah, cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. Allora, parco regionale naturale, l'hai visto? Keras. Ah sì, corral del litro arci, già scritto. Via. Mamma, questo per R4. Mamma mia. Torniamo qua indietro, ho visto un posto carino per mangiare. Se no, poi... sto tanto a cercare sto posticino per mangiare. Ma vabbè, c'è pure la pubella, dai giù, aiuto. Ah sì, è un forte. Il XIII secolo. Ah bene, bello. Perché c'è la faccina bassa, rossa? Allora. Bene, figo. Ah. Bella strada, strada. Scavata nella roccia. Abbiamo scavato la roccia. Ovvio. Come è cambiato, mamma mia, il colpo del panorama. A me fa pensare a una frana.
Secondo me sì, andiamo a vedere. Proprio 2-2, non è che mi costava così tanto per farle, eh. Siamo al collo con i lavori, bellissimo. So anche dove fermarmi. Ah, va bene. Scendiamo dall'Isoar. Destinazione Sestri. Di turno ancora non l'ho beccati. Ah, c'è una bella riesta. Vedi, sono un po' tutti in secca lì. Non ne vedo uno con l'acqua. Qui dovevo passare esattamente. Ah, questo è per raggiungimento. Madonna. Dobbiamo pure andare lì dietro, quello è quello. Ma io mi devo beccare il matrimonio così da sclerati? Ok, però posso anche superarvi adesso. Vedere che posso. Sì che posso. Siamo a Briançon.
stare per Montenegro. Arrivati a Montenegro. Abbiamo il cura a puntare ave ma siamo in dogana. Siamo in dogana. Sono sicuro che siamo in Italia. Io vedo ancora la segnaletica francese. Ah, lì la dogana italiana. Javier, Italia. Ah, bene. Oscura. Per facere PSI retro, magari. Saliamo per Sestrier. Acifana. Guarda l'UTX600, il primo enduro che ho avuto io, eccolo lì, quello che ti dicevo, il primo enduro della mia vita. Cioè in realtà anche unico, perché poi ho preso l'Africa nel tempo sullo stradale. Va bene. Sestrier, abbiamo ripassato Cesana e facciamo una puntatina al fortino di Exil, come cavolo si pronuncia, sperando che non sia già troppo buio, perché sono già le 6:30. Va bene. Ma non è che si vede molto bene il fortino da qua. Exilus, ma che si pronuncia? Exilus, Exil. Bello.
forte di Xilles. Figurati se non arriverà la macchina. Ma questo ce l'ho prima davanti, come ho fatto arrivare di qua? Già chiuso. Vabbè.
bene. 7:30 di sera. Un bel cirettino da 250 km fino adesso. Una sessantina di chilometri dal rientro. Siamo in piena Val di Susa. E niente.